La birra che assaggiamo oggi è una birra aromatizzata alla frutta su base lambic del famoso birrificio belga Lindemans. Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra, appunto una Lindemans Pécheresse, birrificio appunto Lindemans in Belgio. Lo stile è una fruit beer o lambic beer, ma starei più secondo me sul fruit beer visto che è abbondantemente aromatizzata con frutta. Il grado alcolico di questa birra è davvero, davvero basso, 2 gradi e mezzo. Il prezzo, allora, questa bottiglia da 25 cl l'ho acquistata, un cash and carry, a 2,20 euro, IVA compresa, 2,20 euro. Il bicchiere suggerito, direi, o qualsiasi bicchiere a chiudere o per stare sulla tradizione belga, anche un tumbler può andare bene, e si tratta di un primo assaggio. Di Lindemans ho già bevuto tanta roba, ma non questa Pécheresse. Interessante è il nome, un piccolo dettaglio che ho notato adesso. C'è un gioco di parole. Allora, essendo una fruit beer, quindi aromatizzata alla pesca, gioca appunto il nome tra pesce, pesca, e Pécheresse, che è peccaminoso o peccaminosa. Infatti già le etichette, beh, le etichette in pieno stile Lindemans, c'è la parte superiore con la carta metallica appunto, ma il tappo comunque è metallico, non è sughero e gabbietta, è comunque un tappo metallico. Per esempio la Faro è fatta in questo modo, altre birre aromatizzate sono fatte in questo modo. L'etichetta appunto è molto decorata in questo stile molto molto bello secondo me, di Lindemans, in cui c'è sempre questa decorazione un po' in stile Liberty, sia nella scelta del font, sia nella scelta di tutte le decorazioni appunto attorno sui bordi dell'etichetta, che richiamano poi il font di Lindemans e del logo molto appunto arzigogolato. E appunto questo doppio senso tra pesca e peccaminosità è dato anche da questa etichetta, dove c'è questa immagine un po' baudard con questa signorina completamente nuda, sdraiata a letto, che però tiene in mano una bottiglia, un bicchiere di birra. Viene riportato appunto Lindemans, Brewery Lindemans, Belgio, Traditional Belgian Fruit Lambic, fermentazione spontanea. Sul retro l'etichetta è scritta anche in italiano, tra l'altro, e infatti dice birra a base di lambic aromatizzata con almeno 30% di succo di pesca, zucchero dolcificante di origine naturale, contiene malto d'orzo e frumento. Poi è scritto in altre lingue, spagnolo, in inglese, ok, in francese. Una cosa interessante, viene riportato che dice che la Pécheresse è una lambic. Qua probabilmente c'è un piccolo errore da chi si occupa delle traduzioni, perché lambic, ricordatevi, è sempre al maschile, un lambic, maturato quindi in botti di rovere almeno un anno, arricchita da puro succo di pesca. E il risultato è una birra fruttata dall'incantevole intenso aroma di pesca e del retrogusto leggermente aspro. Servire fresca. Allora, le fruit beer sono una categoria di birre appunto aromatizzate alla frutta su base appunto lambic, quindi a fermentazione spontanea. E Lindemans, da alcuni puristi del settore, viene un pochino denigrato perché è considerato un po' più commerciale rispetto ad altri produttori di birre acide o comunque di produttori di lambic. In realtà devo dire che i prodotti che ho assaggiato finora di Lindemans sono tutti molto buoni, certo molto molto semplici, ma comunque secondo me le fruit beer in generale non dovrebbero nemmeno compete, cioè non sono fatte per competere ovviamente con certe Gösu, con certi lambic di qualità superiore. Sono birre piuttosto tranquille e leggere, che non vanno prese per quello che sono, infatti. Quindi, dopo questa introduzione, apriamo quindi questo primo assaggio di lambic Pécheresse. Allora, il tappo appunto è metallico. Allora, non ricordo, ma siccome negli ultimi test che Timmermans, per esempio, ha sempre una cura del tappo anche sotto, Timmermans è un produttore, diciamo, in parte concorrente a Lindemans, e infatti anche Timmermans produce un lambic aromatizzato alla pesca. Sì, anche Lindemans, infatti, ha
comunque sotto il tappo riporta il logo, l'anno di fondazione del birrificio. Insomma, c'è sempre questa attenzione per i particolari che apprezzo molto. Rispetto a birrifici che hanno tappi molto molto classici, qui anche sotto la carta, anche sotto la carta, appunto, il tappo riporta comunque il logo Lindemans, la fondazione 1822. Insomma, è un birrificio che ha una discreta storia alle spalle e il logo. Verso completamente la bottiglia, resta molto molto limpida. Lindemans pastorizza e filtra le proprie birre. Questo è uno anche dei motivi per cui, appunto, come dicevo prima, alcuni puristi non cioè storcono un po' il naso con alcuni prodotti Lindemans. Per quanto riguarda la birra, allora, la schiuma ovviamente, come in quasi tutte queste birre qui, è un po' in generale come tutti i lambic, è poca e svanisce subito. Il colore, devo dire che è un bel giallo paglierino, molto molto acceso, con dei bei riflessi più chiari verso appunto il giallo e l'oro. Schiuma praticamente assente, quella poca schiuma era molto molto fine. Passiamo quindi al naso. Come un po' in tutti questi lambic molto molto fruttati, si sente al naso quasi sempre solo frutta. È piacevole questa sensazione fruttata, sarà poi quello che ci troveremo in bocca, immagino anche in questa Lindemans. È un peccato secondo me che si perdono certe note caratteristiche dei lambic, perché al naso praticamente si sente solo frutta, si sente solo e soltanto pesca. Ovviamente contiene una grossa quantità di pesca, più di circa un terzo. È appunto succo di pesca, quindi è logico aspettarsi questo profumo qui. È un peccato perdersi certi altri sentori tipici però dello stile lambic. Non è detto che però non ci siano in bocca, quindi ora andiamo ad assaggiare. Allora, un'apertura dolcissima, che continua dolce e finisce dolce, diciamo che è dolce dall'inizio alla fine questa birra. Luppolo assente, amaro praticamente assente, un corpo abbastanza leggero, una buona frizzantezza, come ci aspettiamo da questa tipologia di birra. Il lambic di per sé nasce piatto, quindi non frizzante, a meno che non ci siano poi blend di lambic, tipo per esempio le gueuze, dove vengono appunto miscelati i lambic, e quindi poi abbiamo un effetto come per lo spumante molto molto frizzante, ma in questo caso abbiamo l'effetto frizzante perché viene appunto aggiunto succo di pesca e viene aggiunto zucchero, quindi si farà una seconda fermentazione dopo la fermentazione primaria. Per quanto riguarda appunto il sapore di pesca è abbastanza forte, copre praticamente tutti gli altri sapori dall'inizio alla fine. Non si sente particolarmente tutto l'aspetto della birra, delle birre acide e dei lambic. Una cosa che si può fare per cercare di accentuare questi sentori è, una volta che avete la birra in bocca, cercare di areare leggermente la bocca e, come al solito, palleggiare bene il liquido all'interno della bocca, in modo tale da riuscire a coprire tutta o quasi tutta la superficie del palato, della bocca e della lingua, e cercare di andare poi a sentire un po' tutti i profumi e i sapori. Dico anche i profumi perché nel momento in cui areiamo la bocca, parte di molecole volatili vanno nel naso, quindi ci permettono di avere un'analisi, diciamo, completa del prodotto. Sì, in questo modo si accentuano un pochino, ma sono comunque, per quanto riguarda i lambic, non c'è tutta quella sfera di profumi e di aromi che va verso la cantina, che va verso la muffa, eccetera. Si è avuta una buona acidità, ma quella si sentiva già dall'inizio.
C'è una discreta sidrosità, mi verrebbe da dire, perché si sente dell'acido che va un po' anche verso gli agrumi, quindi ricorda certi tipi di birra fermentazione spontanea, però appunto tutto molto molto lieve. Allora, secondo me è una buona birra, che va presa per quello che è, quindi una birra molto tranquilla, non particolarmente complessa, anzi poco poco complessa, molto lineare dall'inizio alla fine, molto facile da bere, lo ammetto. È molto anche dolce. È una buona birra, sì, sicuramente è una buona birra. Non so se può essere una buona birra per avvicinarsi allo stile delle acide, perché è davvero poco poco acida e molto molto dolce. Quindi sì, è un buonissimo prodotto sicuramente, molto lontano da certi lambicchi, da certe birre acide, nonostante la base appunto arrivi sempre da quella sfera. Questa appunto era la Lindemann Speciesse, un primo assaggio devo dire molto soddisfatto, scala.